Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 32. Conoscere Cristo. Vi sono tre modi in cui si può conoscere una persona. Alcuni solo per sentito dire, altri per essere stati con loro presenti in qualche circostanza, e quindi si tratta di una conoscenza molto superficiale. Ma altri, voi li conoscete per avere con essi avuto contatti per anni, e quindi potete dire di conoscerli intimamente. Così ci sono tre classi di persone che dicono di conoscere Cristo. Vi sono coloro che conoscono Cristo soltanto per aver letto qualche cosa o per averne sentito parlare. E si tratta quindi di persone che hanno un Cristo storico. Vi sono poi coloro che hanno una personale ma debole conoscenza di Lui. Ed infine, vi sono coloro che sono assetati, come dice l'Apostolo Paolo, di volerlo conoscere in tutta la potenza della sua risurrezione. Più conosciamo Cristo e più lo amiamo. Più lo amiamo e più gli ubbidiamo. Morendo sulla croce, Egli ci liberò dai nostri peccati e, risuscitato, ci ha giustificati. Ora siede alla destra di Dio ed intercede per noi. Lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 34. Sforziamoci di conoscerlo profondamente e non potremo fare a meno di amarlo.